Sabato, ultima gara del 2011, un anno come penso sia stato diciamo, positivissimo da parte di quest'abbia anche per lei. Doppia, cioè come se Penso Coppa più di Italia questa così, Serie B. penso più di così si poteva fare. Ha vinto il campionato, una Coppa Italia. E anche in Serie B ti stai comportando bene, degnamente, perciò penso che possiamo ritenerci soddisfatti. La forza delle stampe sembra sempre di più essere il pensare a se stessa e non all'avversario, così. Noi è una cosa che abbiamo sempre fatto, noi dobbiamo fare quello che sappiamo fare noi e cercare di limitare gli altri. Per adesso in qualche maniera ci stiamo riuscendo e speriamo di continuare. Ciao. Mi stai guardando al Cittadella, manca la fascia sinistra, leader di punto squalificato. Se divise Draghi e in effetti la riserva di Punzo, Zito come potrebbe essere Lo so, dipende, vediamo un settimana, vediamo un settimana. Biraghi gioca di sicuro. Ora adesso tocca al ragazzo, insomma, senza caricarlo di responsabilità. Quando è uscito non è che stava facendo benissimo, perciò è giusto anche, c'è una possibilità di dimostrare che è all'altezza di questa categoria, che è all'altezza di giocare in questa squadra. Dipende molto dal ragazzo, non dipende più da noi. Forse rispetto a De Gonzo ha caratteristiche più di spinta che di copertura, quindi a centrocampo magari ci vuole A me qualcosina. quello, scusatemi, ora apro una parentesi perché Di Cuozzo non è uno che non spinge, Di Cuozzo è uno che spinge tantissimo. Perciò a me viene da ridere quando sento parlare che Biraghi spinge più di io. Io mi auguro che rifaccia la stessa, che mi dia la stessa spinta che ha Di Cuozzo. Perché poi dopo al limite lui può essere in difficoltà perché ancora lui non rientra con questo destro perché lui a volte vuole mettere la palla di sinistro, non ha ancora un grande sinistro Di Cuozzo, però come spinta, come prestazioni, mi viene da ridere ogni tanto leggendo delle critiche su Di Cuozzo che ha fatto questo. Di Cuozzo l'unico difetto che ancora ha è che ogni tanto quando gli altri sono di spalle lui ci vuole passare nel mezzo. Quando capirà questa cosa qui, secondo me sta facendo un campionato eccezionale. Ha trovato un equilibrio anche interno lui, è un merito suo, ma sta facendo benissimo. Io mi auguro che Draghi sia all'altezza di Di Cuozzo. Mister, parlando dopo la scelta di Genova, lei ha detto che dobbiamo essere intelligenti, nel senso che non dobbiamo lasciarsi andare alla recriminazione e non perdere mai di vista l'obiettivo, cioè perché molti hanno fatto castelli in aria, avessimo i punti di organizzazione, quelli di Genova, potremmo stare nei playoff. Sì, ma ce l'abbiamo, inutile dire, ma nel caso non porta a niente. Come non porta a niente sottovalutare gli altri. Come non porta a niente vivere l'entusiasmo come lo stiamo vivendo qui. Come non porta a niente fraintendere tante cose, perché secondo me se non capiamo bene la partita di sabato rischiamo di passare un Natale brutto. Io la prima cosa che ho detto a questi ragazzi, noi veniamo a giocare una squadra che è pericolosissima, che sta facendo un campionato buonissimo, che sono anni che fa questa categoria con molta dignità, e c'hanno un allenatore bravissimo. E io poi ci ho giocato contro diversi di questi ragazzi qui, e la base è sempre la solita, la mentalità è sempre la solita. Una squadra che si chiude e esce fuori bene. Tutti gli anni hanno un budget simile al nostro, perché anche loro controllano molto le spese, perciò c'è solo da fargli complimenti e da stare molto attenti. Diciamo che potrebbe essere un po' l'esempio che deve servire la USA nel tempo, se vogliamo, non faccia adesso. Io parlo per dove ci sono io poi mi auguro che la Juve Stabia faccia tutto quello che deve fare per essere una società che consolida la categoria ogni anno che passa, che si migliora ogni anno che passa. Però questi sono tutti discorsi che non spettano all'allenatore, spettano alla società. Lì c'è un presidente che è Gabrielli, che si è tramandato da padre e figlio, mi sembra, e continuano a fare lo stesso tipo di calcio con molta intelligenza, andando a pescare i giovani che vanno bene nelle categorie inferiori. Quest'anno vi stanno preso Ma, che
era finito in C, e dopo che era stato a Bari hanno ripreso Di Roberto, che era Frosinone con me, e poi ci hanno preso Giobbe, che era finito da un'altra parte e non giocava mai in C. Puntano su delle scommesse, ma sono scommesse che hanno della qualità. Poi c'è un ambiente che li lascia lavorare, c'è un allenatore che sa stare in quell'ambiente. Mister, come hai fatto con Gubbio? Porterai il ritiro la squadra stavolta? Noi andiamo al ritiro domani sera. Tornando un po' indietro, quanto sono stati importanti i tifosi stabesi nella trasferta di Marassi? Si sentivano tantissimo durante tutta la partita e hanno riempito sempre. Un motivo di soddisfazione vedere che te entri a Marassi ci sono solo i nostri tifosi, sono in un grosso numero, perché era un grosso numero, una trasferta lontanissima tra le altre cose. Quello che meraviglia è che forse c'erano più lì che in casa, la verità. Io capisco le difficoltà di tutti, è inutile ripetere, no, le solite cose, la disoccupazione, e la crisi economica che c'è in tutta Italia, queste sono tutte cose ormai abbiamo già detto. Molto probabilmente tira più il nome della squadra avversaria di quello che stai facendo. È la verità, dai, che bisogna essere anche... Io mi auguro che i nostri tifosi apprezzino molto di più il campionato, perché è un campionato estremamente importante. E penso che Castellammare, finché farà la B, è una cosa importante, per 3.000 motivi, è inutile ripetere. Se è passato sabato, insomma, con la speranza di girare nel migliore dei modi, poi ci sarà anche un gennaio in cui bisogna gestire come sempre tante voci di mercato che già cominciano, insomma. Ma a me non me ne frega niente delle voci di mercato. All'interno del gruppo. Allora, parliamoci chiaro, noi abbiamo le idee chiare. Io ho già informato i giocatori che noi cerchiamo delle persone, loro sanno che cosa, per rinforzare o per aumentare la qualità in alcuni ruoli. Basta. Non vi aspettate grandi nomi, non vi aspettate altre cose, che non li voglio. Vecchi non li voglio. Perciò io i vecchi, finché ci sono qua io, i vecchi non li voglio vedere. Poi, noi ce ne abbiamo due o tre di vecchi e sono da esempio per i ragazzi, per come si comportano dentro lo spogliatoio, per come si comportano in campo. Altre persone di una certa età, io non faccio affossare la società, non l'ho mai fatto in vita mia. A San Giovanni gli ho fatto vendere anche il magazziniere per arrivare a pagare il fine anno. Andato via io, sono falliti. Abbiamo messo a rischio playoff, abbiamo messo a rischio tutto, perché prima di tutto conta la società, non conta l'allenatore o l'ambizione dell'allenatore o della squadra. Conta che la società sia una società sana, che non abbia debiti, che paghi puntualmente dai magazzinieri per primi a salire, perché il calcio è questo. Il giocatore può anche aspettare un mese o due, magazziniere no, magazziniere ci vive con quel poco che gli danno, parlo per esempi, no, magazziniere in West Ham, chiaro? Perciò noi dobbiamo stare dentro i nostri parametri. Quindi anche insomma chi eventualmente potrebbe partire è stato insomma avvisato. Io non vado ad avvisare singolarmente un giocatore. Scusatemi, ma se uno mi tiene il muso per 5 mesi, cosa ci stai a fare? Per tenermi il muso per altri 5 mesi? Certo. Poi sta all'intelligenza del giocatore, sta alla disposizione del giocatore, però è bene che sappiano anche i giocatori che è finita la partita, chi è che non rientra nei programmi di questa società, perché poi non è l'allenatore, è la società. Finisce fuori lista se non accetta destinazioni, se non hanno destinazioni di buon grado, perché non è nemmeno giusto che noi, se dobbiamo tutelarci un attimino per cercare di mantenere la categoria, dobbiamo avere mani e piedi legati, non è giusto. Come non è giusto che un ragazzo debba andare via per forza, tanto per essere chiari. Ognuno è libero di fare quello che vuole, però è anche giusto che sappiano come ci comporteremo, tutto qui. Al di là dei ringraziamenti solidi, bla bla bla, quello. Il calcio purtroppo non si vive di ricordi, inizia dagli allenatori a finire ai giocatori. Se vai bene vai avanti, se vai male ti mandano a casa. Dai, basta vedere tante persone, no? Quando è venuto qui il Brescia,
Avreste mai pensato voi che Scienza poi andava a casa dopo 10 domeniche? Dai, bisogna essere onesti, no? Il calcio dipende molto dai risultati, se vai bene sei bravo, se non vengono i risultati sei un imbecille. La verità è sempre stata così. Thomas, è difficile togliersi dalla mente quello che è accaduto a Genova, tutti quei tifosi che sono arrivati lì, la prestazione che avete fatto, il risultato, perché comunque è stata un'impresa. Sì, è difficile perché comunque un stadio importante a livello nazionale e poi quando siamo entrati diciamo un'ora e mezza prima di partita e vedevi soltanto tifosi della Juve Stabia, si sentiva il cuore della Juve Stabia, quindi ha fatto una pressione memorabile e, però bisogna in stesso momento dimenticare subito perché era l'Italia, fra due giorni c'è un'altra partita, una squadra. Io credo che sarà più difficile giocare contro la Cittadella qua che Amarassi, perché lì Amarassi vai un po' diciamo con mente libera, non hai questo bisogno di un risultato per forza, diciamo. E invece qua ti aspettano che sarà un risultato già, diciamo, devi lottare per qualcosa, devi lottare per tre punti. Quindi credo che sarà partita molto più difficile rispetto a Amarassi. E bisogna magari in questo momento già cancellare quell'episodio lì che è bellissimo, che è stupendo, e già prepararsi mentalmente, anzi dovevamo già fare magari qualche giorno prima, però fra festa di ieri, fra oggi magari che deve mettere in testa che sabato c'è un'altra partita molto più importante di Marazzi, perché sono la squadra è diciamo che siamo lì come sì, punti, che loro lottano per la salvezza come noi, che è già qualche anno che stanno in B, quindi la mentalità di B c'è nella loro testa, quindi la partita credo che sarà molto difficile. E secondo te è utile il fatto che si prende in tiro un giorno prima proprio per cercare di... Assolutamente. Perché magari appunto anche inconsciamente un giocatore o uno che magari vive un momento particolare di felicità, di insomma intorno ci sono tanti complimenti che magari ti concentrazione porta via, è normale perché un attimino magari ti inizi a pensare sì ma va bene, se abbiamo giocato bene contro Sampdoria magari sarà, invece no, invece è lì che devi capire che Sampdoria è chiuso e basta, abbiamo chiuso lì, bisogna scordare subito, mettersi in testa che Cittadella è una squadra tosta, che c'hanno davanti persone rapidi, bravi e che sarà una partita dura, quindi credo che un giorno di più di tiro farà soltanto bene. E hai detto al mister che non ti deve sostituire più perché ogni volta che ti sostituisce poi pareggia la squadra. Secondo me sono un episodio che è capitato, non è. Poi il mister deve valutare quando, come, perché se mi dici così che allora due volte che è andato di voi abbiamo pareggiato, cioè non è bruttissimo, no? E quindi, è una battuta, quindi no. Il mister deve fare quello che sta facendo e continuare così. Forse l'unica cosa che vi potete portare dietro dalla partita con la Sampdoria è ancora maggiore consapevolezza nei vostri mezzi, sei d'accordo? Sì, ripeto, però se vedi modo come abbiamo giocato contro Sampdoria, vedi modo come abbiamo giocato contro Gubbio, non era grande differenza, no? Siamo stati lì tutti sotto la linea di palla, i nostri ripartenze. Si difende sempre tutti, si attacca magari in contropiedi, si porta più uomini possibili, quindi è lì che è nostra forza, non è che dici contro Sampdoria, contro questi bisogna giocare in un modo o un altro, credo che battiamo sul quello che sappiamo fare, allora possiamo dare a noi a tutti, come se magari si distrae un po' e abbiamo pareggiato due volte in casa per le nostre disavventure, le nostre disattrazioni, quindi bisogna capire che noi non siamo una squadra di fenomeni, quindi se facciamo un certo tipo di movimento, cioè un certo tipo di gioco, possiamo dare a noi a tutti, come anche possiamo perdere contro di tutti. No, però tutti sottolineano la grinta, la cattiveria, però è una squadra che gioca anche bene la Juve Stabia, lo fanno in pochi, forse dopo la partita della Sampdoria se ne è accorto qualcuno in più. Sì, però come diciamo
anche giochiamo anche bene, diciamo, però e porta a un perché, perché siamo magari sul contrasto più duri, che vinciamo più palle, quindi magari anche lì ti porta a giocare meglio, quindi non credo che se ora iniziamo ticchi e tacchi e siamo belli così, no, invece la nostra forza è grinta, coraggio e magari proponersi tutti, difendersi tutti, e poi anche ci sono momenti della gara che riusciamo anche a giocare la palla, che magari riusciamo a gestirsi, è meglio che è normale, quindi però nostri credo principali, come si dice, forse sono quelle, sono di lottare, di sogni pallone, di correre e rincorrere. Personalmente ti pesa fare tanto lavoro sporco per... No, se fanno tutti altri 11, no, assolutamente. Poi facendo questo tipo di lavoro, cioè, alla fine c'è la soddisfazione che abbiamo fatto 7-8 risultati positivi, quindi alla fine del giorno è quello che importa, no? Torni a casa, sei soddisfatto, e hai fatto una grande partita, e hai portato punti a casa, e i tifosi sono felici. E cosa, cioè, non cerco qualcosa in più, quindi a me va benissimo. Però se che effetto ti fa quando, quando senti magari Molinari dire vorrei 11 dai Levicius in campo, oppure magari il mister Carabaglia che ripete sempre sono orgoglioso di allenare questa squadra? Mi fa piacere, quindi... Cioè, vuol dire che sto facendo bene, che insomma, che anche altri magari ragazzi mi apprezzano come persona dentro campo e anche fuori, che magari dentro un gruppo importante, anche non è che soltanto in campo, anche fuori, perché nel gruppo non è che 11 giocatori, siamo in 26, 27 e bisogna stare bene con tutti quanti, bisogna avere il rispetto di tutti e quindi lì che magari posso rendere tutti, anche io, meglio, perché stiamo bene in un gruppo, quindi credo che mettersi a disposizione della squadra, delle persone, cioè è giusto che fare così. Ti chiedevo rispetto al discorso lì del gioco, ti manca però un pochino, insomma, il gol, comunque per un attaccante... Ma questa domanda mi sa che ho già detto in un'altra intervista, e io se io, Tomas Delicius, cosa faccio? 3 gol? No. E non lo faccio più gol e si salva e vi voi fa schifo. No, questa domanda è già fatta. E ripeto, e sarà sempre questa. Non mi manca. Mi piacerebbe, certo, un attaccante, una soddisfazione in più, però non è che mi manca. Non è che io, dopo partita in Italia, la venerdì, dico, ma anche oggi non ho segnato. E abbiamo fatto punto, abbiamo fatto 3 punti. E va bene così, andiamo, perché... Il campionato è lungo e fare punti ora è importante quando siamo bene, perché arriverà un momento che, diciamo, forse caleranno, cose cambieranno, quindi più fare più punti ora è importante. Poi fa gol Sau, fa gol Erpen, fa gol Tizio, Caio, va bene, uguale, anche credo per altri ragazzi che sì, fa piacere, mi fa piacere tanto che Marco sta vivendo un momento positivo, bellissimo, perché magari la sua carriera c'è ancora davanti da fare, quindi si fa vedere che magari poi può togliersi soddisfazioni importanti. Però per me è importante, io ho 2 anni di contratto con Juve Stabia, per me è importante Juve Stabia, io mie cose personali, diciamo, devo mettere un pochino da parte, perché comunque... Non è che l'anno prossimo, 2 anni dopo, vedete delle Vicius in Serie A, non mi auguro, Dio buono, magari. però dico, è importante ora per me questo momento Juve Stabia per continuare questo progetto, per rimanere in Serie B, perché poi è musica diversa fra Serie B e Serie C, no? Anche credo per tutti. Quindi per me è importante questa causa. Senti, invece per quanto riguarda Sau, ti chiedo ogni tanto qualche consiglio, insomma, tu sei comunque un esempio, uno che ha fatto un certo tipo di carriera anche nel suo ruolo, vedi che magari ti scruta, cerca di... No, ma io credo che lui è bravissimo a fare quello che fa, quindi non è che ha bisogno di miei consigli non è che mi chiede. Poi magari quando siamo in campo, quando magari una battuta in più lo dico o chiedo fare una cosa piuttosto l'altro, magari do un così consiglio, ma guarda di cose, però non è che
non è che non è in maniera spontanea, non è che uno va e dice io sono questo, ora va. Sta facendo benissimo, lo sa fare bene cose da sé, quindi non ha bisogno dei miei consigli. Thomas, una curiosità. Tu ragione sei stato all'Arsenal. Sotto il profilo tecnico del modo di interpretare il ruolo, cosa ti sei portato in quell'esperienza? Oddio, sono stato un anno lì, però ho fatto due presenze in campionato e una in Coppa. Diciamo, ho guardato tante partite di Premier e di Champions League. E niente, ma vivere un anno così con campioni come Tirindi, Viltort, non so, c'erano tantissimi, poi c'era un allenatore, Sam Berger, quindi è un cosa da sogno, insomma. Poi capisci che c'è il calcio e può avere un certo livello che dice io buono, questo diciamo top del mondo, quasi non so, il club Arsenal mi sembra che è top 11, top 10 del mondo, quindi lo capisci che arrivare lì è veramente bello e niente, è esperienza che magari anche questi campioni lì come Terry erano tutti diciamo ragazzi come noi, chiunque. Come si dice a Livorno, se non mangi non caghi, capito? quindi lo capisci che non è bisogno di questo è magari una star, magari uno che fa così, invece no, lavora tutti i giorni per sempre anche lui per migliorare, quindi l'esperienza è stata diciamo quel senso che tutti abbiamo bisogno di lavorare, nonostante ti chiami Tizio, Caio, e poi uno c'è più dotato, meno dotato, però è sempre quella la strada. Thomas, un attimo sulla partita con Cittadella, è una squadra che ha tanto entusiasmo. L'altro giorno ne discutevamo anche con un tuo collega, non ricordo che bene, disse, con Scozzarella, disse la squadra forse più di tutte che incarna la Serie B, perché non ha un grandissimo seguito. Quindi ogni anno devono scegliere calciatori motivatissimi. Per far bene, una cosa che pensi anche tu, ti aspetti quindi proprio sotto l'aspetto della motivazione una squadra che mette particolarmente in difficoltà? Credo sì, come io ho detto anche prima, un conto andare a Marassi a giocare contro il Sampdoria che lì non hai bisogno di stimolo particolare in più e neanche qua hai bisogno di stimolo in più, però per una concentrazione in più è una cosa che devi portare dentro, perché come hai detto te, la squadra che sta facendo, non so, 3-4 anni di fila già sta facendo Serie B, sceglie ogni anno un giocatore giusto per fare questa categoria, quindi lo sa fare. E magari anche loro non hanno un grandissimo seguito di pubblico, non hanno una città come Castellammare che tutti stanno addosso, che siamo diciamo in modo positivo, che ti tifano per te lì, magari stai più tranquillo, però stesso giocatore vuol dire che devi tirare qualcosa in più per andare in campo, per motivarsi, per fare bene, quindi una squadra credo pericolosissima, poi in questo momento sta anche bene, sta facendo bene anche loro e sarà una battaglia dura.